qua a commentare questa seconda vittoria consecutiva dei biancorossi, vittoria meritata contro un Crotone rimaneggiato che non ha impensierito minimamente la squadra virgiliana. Primo tempo terminato con due gol di vantaggio e con una superiorità assoluta, e il Crotone non è riuscito mai ad impensierire la porta difesa da Andanovic se non su una punizione. Il Mantua si è schierato così come nelle ultime partite, con quattro difensori, tre centrocampisti e Locatelli e Caridi a supporto dell'unica punta Nassi. E il primo tempo si è svolto, è stato giocato molto bene, a un buon ritmo, e forse anche a causa della inconsistenza degli avversari il Mantua ha potuto disporre di tutto il campo a suo piacimento. I due gol di vantaggio ampiamente meritati, nessun rischio di andare in difficoltà, mentre nella seconda parte della partita diciamo che il Mantua ha pensato a conservare il risultato senza sprecare molte energie. Da rilevare ancora una volta che l'uscita dopo 20 minuti di Locatelli ha così dato un po' di animo alla squadra avversaria, la quale è riuscita ad accorciare il risultato in seguito a un calcio d'angolo, ma direi poi che successivamente non ha prodotto più niente e la vittoria è arrivata meritata. 6 punti nelle ultime due partite, agganciato il Crotone in classifica, si pensa già alla prossima partita altrettanto determinante contro l'Ascoli. Vincere due partite di seguito in casa non è facile, vediamo se possiamo fare questo filotto con una terza, ci auguriamo tutti, ma quello che è importante è comunque questo continuo miglioramento di gioco e di risultati.